Stewart con Friends alle 8.08. Questa è la Crystal History di oggi, venerdì 3 maggio. Buongiorno ancora a tutti voi che siete in ascolto, perché adesso inizia il momento quello dove raccontiamo le storie belle. No, ovviamente non lo faccio da solo, anzi, lo faccio insieme alla mia super radiogattona Silvia Gatti. Mamma mia, Buongiorno buongiorno, che Silvia. presentazione, proprio oggi dovevamo sgarrare così, vabbè, buongiorno a tutti e a tutte. Perché, bravissima, perché proprio oggi? Silvia Gatti, che quanti anni hai, Silvia? Non si Non si chiede, ad esempio, chiede, ecco. ecco, quanto pesi, Non si quanto sei chiede, quanto alto, sei, eccetera, ecco. eccetera. Questa Perché? bellissima introduzione è perché abbiamo al telefono una etiquette trainer certificata. Lei è Elisa Motterle. Buongiorno, Elisa. Buongiorno Silvia, buongiorno Fabio. Buongiorno. Noi abbiamo paura, Elisa, lo Io sto sa? zitto adesso, io mi chiudo il microfono, mi chiudo il microfono e non No, parlo più. no, 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 assolutamente, no, davvero, no, lo Sì. so perché mi capita spesso Ecco. quando, così conosco, no, quando conosco qualcuno, così Sì. magari soprattutto in contesti non lavorativi, che li poi buttano lì, ah, ma tu di che ti occupi nella vita? Dico di Galateo e io vedo Basta. la gente che sbiancia. Eh sì, Ma è proprio così, giustamente Elisa. non è nella No, mia è vero. abitudine. Di giudicare, no, ecco, anzi, io mi sono data proprio l'obiettivo di svecchiarlo il Galateo e di Sì. togliere quest'idea Oh, che se bene. uno si occupa di Galateo allora deve essere la signorina Rottermeier. Anche se il suo mito è la regina Elisabetta II, diciamolo. Beh, sì, io la considero il mio spirito guida. Ormai prima, quando era in vita, la consideravo la mia nonna spirituale. Ma io l'ammiro tanto per il suo, cioè, comunque era una persona nel privato estremamente gioviale, Sì, amichevole, sì. semplicemente ovviamente aveva la consapevolezza del suo ruolo. A Quindi, proposito di consapevolezza di ruoli, gliela butto lì così, una mia curiosità, che cosa ne pensa di Meghan prima Igor, non chiedo. allora, io devo dire Sì? che quando ancora in tempi non sospetti, diciamo, il principe Harry aveva così annunciato il fidanzamento, Sì? avevo pensato, ai 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 ai, un'americana a corte, secondo me ci sono nubi all'orizzonte. Ovviamente non avrei mai immaginato poi insomma, degli sviluppi futuri, Sì. però diciamo che soprattutto a me, cioè io non ho niente contro Meghan Markle, Certo. ci mancherebbe, Sì. Ci anzi penso che lei avrebbe potuto essere un ottimo, ottimo asset per aveva la famiglia provato. Sì, reale. ci aveva anche provato in qualche modo, Eh sì. sembra. Beh, Sì, diciamo che non però. portano bene gli americani a corte dei Windsor, No, cioè già esatto, allora un po', certo, un po' tutti la abbiamo storia. pensato forse al precedente Eh di sì. Wallis Simpson Sì. che non aveva portato esattamente bene, però c'è da dire che è proprio una questione di cultura anche, cioè io cerco sempre di far capire che il Galateo non è semplicemente un insieme di regole così che rimangono sempre uguali a se stesso, ma che è molto intrecciato anche a temi davvero socioculturali. Ecco, E quindi Elisa mi ha penso. dato un assist importante, appunto, ma perché il Galateo non è assoluto in tutte le nostre culture? Cioè, immagino che ogni cultura va al suo a questo punto, No, no, giusto? no, no, assolutamente, esatto. Cioè, il Galateo è sempre relativo a un'epoca Ah, storica, ok. quindi banalmente, se io prendo anche un Galateo italiano, ma anche senza andare troppo indietro, anche solo degli anni 60, 70 del secolo scorso. Leggo dentro delle cose che a vederle oggi no, non vanno più bene, ma perché? Perché Sì. la società è cambiata e così vale lo stesso discorso da un punto di vista geografico, quindi quello che è educato qui non è necessariamente educato in altri contesti. Certo. Vogliamo anche dire un po' i suoi clienti tipo, lei fa dei corsi, giusto, di bon ton ed etichetta di Galateo, possiamo dire così. Si rivolge a gruppi o a singoli o a Ma entrambi? soprattutto chi Chi sono? sono queste persone che chiedono, queste Allora, aziende? Non lo so. sì, allora, beh, io ho dei corsi online Sì? che sono dedicati ai privati, poi non so, a volte so che c'è chi li fa magari in gruppo, mamma e figlia o sorelle, amiche che decidono di seguirli in gruppo e quindi, però ecco, sono dei corsi on demand per cui io poi non ho un'interazione abbastanza limitata con Sì? chi partecipa, poi naturalmente ci sono dei gruppi di Telegram dove si possono fare domande e chiacchierare.
Però ecco, qua ho dei ricordi, diciamo, di quando facevo molti più corsi dal vivo, sì, per i privati, diciamo, durante il Covid, sì, in particolare, e sono in particolare signore, signore che hanno, diciamo, non giovanissime, cioè non dai 15 ai 25, quindi certo, diciamo dai 25 anni in su, e che hanno delle posizioni lavorative spesso di responsabilità, magari in ambienti piuttosto formali, tante mediche, certo, tante avvocatesse, notaie, imprenditrici, e che quindi hanno bisogno, magari anche per questioni lavorative, si muovono in ambienti di un certo livello e hanno bisogno di, come dire, raffinare o di sentirsi più sicure su determinati aspetti. Per quanto riguarda le aziende, che sono in realtà così, la maggior parte del mio lavoro poi nel quotidiano, sì, io ho una storia professionale alle spalle nel mondo del lusso, quindi i miei primissimi clienti sono state aziende del lusso, sì, con le quali lavoro per la formazione, per esempio, dei team di client service, dei team che stanno in boutique, quindi team retail, diciamo. E in realtà però negli ultimi paio d'anni sto lavorando anche con aziende che provengono da settori molto diversi, diciamo che dopo il lusso vero e proprio che tutti ci possiamo immaginare, la moda, la gioielleria eccetera, sì, i clienti successivi sono stati banche, assicurazioni, quindi diciamo contesti sempre piuttosto formali e che vendono servizi ad alto valore aggiunto, mettiamola così. Chiaro. E adesso in realtà sto lavorando anche con aziende che non hanno, cioè, per dire, aziende dell'industria pesante, acciaierie, voglio dire. È diverso, attenzione, ci sono dei cambiamenti. Ci sono dei cambiamenti, penso che si stia un po' rivalutando, anche proprio con il fatto che stiamo tornando in presenza dopo anni, insomma, di grandi cambiamenti nel mondo del lavoro, si sta un po' rivalutando la capacità delle persone di collaborare, di creare un clima piacevole, naturalmente la business etiquette, ovvero il galateo applicato al business, in tutto questo gioca un grande ruolo. Certo. Ecco, Elisa, mi spiace dirti che la radio non è né bon ton né cortesia, perché poi ogni tanto dobbiamo entrare noi, a gamba, Elisa, tesa, così, perché appunto poi ci sono anche le canzoni tra le nostre chiacchiere, quindi dobbiamo mettere un brano, ma continuiamo. Anzi, mi hai aperto poi comunque una domanda che mi ero fatto qualche giorno fa. Passavo, sì, casualmente per Monte Napoleone a fare acquisti, come tu? Tutti io. Sì, sì, ma per, smettila. No, veramente, passavo per caso. Ah, ecco, per Napoleone, e ho visto dentro questi negozi il personale che, cioè, non puoi dire, non è la commessa, cioè non è quella roba lì, cioè, è tutto un'altra cosa. E sì, mi sono chiesto che, chissà come fanno per prepararsi a essere preparati per un mondo che appunto non è fare la commessa in un qualsiasi altro negozio, è certo, proprio un mondo a parte. Vedi, adesso sì, mi ha dato la risposta Elisa, grazie, perché mi chiedevo appunto questo. ci fermiamo un attimo, sì, con un po' di musica, o meglio 2 minuti di canzone con Gaia, e poi torniamo ancora qui con Elisa Motterle, parliamo di Bonton, Galateo, ma poi e di tutti tante domande, e di tutti gli errori che facciamo, infatti, sì, e ne sono tantissimi. Gaia con Dea Saffica, le 8 e 19 minuti, ancora qui con Elisa Motterle, grazie di essere collegata con noi, e sì, grazie a te Silvia Gatti, per, ti ricordi? Sì, sì, più o meno. Grazie Silvia per averci portato appunto Elisa qui, Elisa Motterle, per raccontare un po' appunto quello che stiamo dicendo, il mondo del bonton, del galateo, un, sì, mondo in cui si fanno anche tanti errori però. Assolutamente, innanzitutto Elisa Motterle, etiquette trainer certificata, parleremo poi anche di questo, come si arriva a fare le cose sul serio, non a dire bon ton, sì, però no, è un lavoro vero e proprio, sì, con un tipo di clientela che sta variando, dicevamo prima della pausa musicale, dagli ambienti di lusso, dalle aziende che vendono lusso e hanno a che fare con persone di lusso, chiamiamole così, anche se poi più sono vestiti a volte di lusso, più poi vabbè. E, è vero, Elisa. Questa è un'altra storia. È un'altra storia, ne parleremo magari dopo, tocchiamo l'argomento. Ha clientela molto più, vogliamo dire, semplice, mi passate il termine, o comunque che nessuno si aspetterebbe. Elisa, allora, stavamo parlando di bonton. Il termine, sì, è semplice, molto più pop, come sono pop, ad esempio popolare, alcuni dei libri che ha scritto anche, sì, Elisa Motterle. Quindi, cioè, usa quel termine pop.
pop usiamolo anche noi. Abbiamo parlato però di etichetta applicata al business, al lavoro, ma si applica ovviamente anche negli inviti, alle cene, ai vernissage. Scusi Elisa, volevo usare la parola vernissage. Agli aperiti, se no non la uso più come cabaret. Ecco, ce ne può parlare? Che cosa bisogna fare quando banalmente si è invitati dalla suocera o quando per esempio si è invitati dal capo? Così, vediamo un po' che cosa si va allora, a fare. Facciamo subito un punto per dire che essere educati non vuol dire a tutti i costi essere formali, cioè uno si immagina appunto l'educazione come una cosa da riservare alle occasioni, appunto devo andare a cena dal capo, allora sì, oppure sono educato o allora mi vesto in giacca e cravatta eccetera. No, cioè l'educazione si può essere educati anche in tuta da ginnastica quando si va a portare giù il cane, certo. E in quel caso basta tirare su quello che il cane produce. Ecco, quindi, milanesi. Quindi, esatto, che è tema presente a Milano. E per quanto riguarda gli inviti, la prima cosa sulla quale interrogarsi è proprio quella di qual è il livello di formalità di questo invito, perché se si tratta di un'occasione formale, allora, per esempio, non so, il capo, ma magari neanche il capo mio, ecco il super capo di mio marito, su, che è una persona su, che magari io non conosco tanto, ci invita alla cena perché c'è, non lo so, i 10 anni dell'azienda, ecco che quella è un'occasione un pochino formale nella quale io mi comporterò diversamente che la domenica quando vado a pranzo dalla suocera, perché dalla suocera ho un rapporto molto più familiare per il quale le posso dire, senti Maria, ma... domenica veniamo a pranzo, cosa faccio? Ti porto un dessert, vuoi che preparo qualcosa, ecco, porto il vino. Sì, questo si fa, non è maleducazione questo, proporre e portare. Assolutamente no, anzi. Certo, se, se sei in confidenza, anzi è ovvio che se io vado a pranzo, non lo so, magari da, appunto dal capo di mio marito che si è appena trasferito in Italia, magari fa questa cena per inaugurare la nuova casa, io lui non l'ho mai visto, la moglie men che meno, non è che posso tirare sul telefono e dire uè, allora cosa vi porto? Faccio bene la parmigiana, posso portarla? No, non va bene, esatto, non si può fare. Quindi sto volando. In quel caso in quel caso non si porta né il vino né il dessert, ma perché? Perché il vino e il dessert fanno in qualche modo parte del menù, quindi se, siccome in teoria anche chi riceve, quindi il padrone di casa, se io porto un vino dovrebbe aprirlo, se io porto un dessert dovrebbe offrirlo, condividerlo, io diciamo che mi impongo in qualche modo magari su una cena che loro hanno già in qualche modo strutturato. Certo. Cosa si porta alla padrona di casa, per esempio? Si può portare, allora il dono più passepartout sono dei dolcetti, quindi possono essere dei cioccolatini, delle praline, pensiamo a dei macaron, delle gelatine di frutta, okay, di marron glacé, se è stagione, quindi un dolcetto, perché di solito comunque il dolce ha anche un messaggio positivo, cioè ti sto regalando una cosa dolce, beh certo, no? Proprio anche psicologicamente ti regalo una cosa, perché si dà anche la caramella ai bambini dopo che non lo so, sono ecco fatti bravi quello dal dottore, sì, ma perché il dolce per noi umani ha un, proprio psicologicamente ci genera una sensazione piacevole nel 99,9% di noi, poi certo c'è sempre la mosca bianca, a me i dolci non piacciono, però in generale c'è sempre il diabetico che non può. E infatti Elisa, arriviamo a casa, no? Portiamo il dolce, la padrona di casa un po' sono diabetica, sono a dieta. Ha sbagliato la padrona di casa. Sono intollerante al lattosio. Ha sbagliato però la non padrona si dice di casa, cioè, nel senso che, allora detto che appunto noi porteremo, nel caso in cui non conosciamo bene i padroni di casa, porteremo dei cioccolatini, dei marron glacé, eccetera, dei dolci che si possano mangiare dopo cena, quindi che non vanno non sono la torta, ma sono un qualcosa che ne mangio uno prendendo il caffè. Certo. E quindi in quel contesto nessuno se ne accorge neanche se la padrona di casa non ne prende uno. Ho capito. Se invece lei a sottolineare, ma io non bisogna, sono cioè, esatto. Per... ecco, no, che fai le cafona. Diete. Sì. Scusa. No, le diete ecco non sono una cosa da menzionare, ma per non mettere gli altri in imbarazzo e in difficoltà, diciamo che un po' il senso del Galateo è proprio quello di
come dire, cercare di rendere più scorrevoli le interazioni sociali, non di complicarle. Però Elisa, mi spieghi un attimo, allora, come mai per invece noi a volte ci troviamo quasi di più in imbarazzo a mettere in atto il galateo piuttosto che a non metterlo in atto? Cioè, è quello, è una roba strana per noi. Come mai ci mette così ansia il galateo, il bonton? Ti senti fuori luogo a volte, no? Cioè, siamo così rozzi nel nostro essere. Da una parte, appunto, perché c'è un po' questa falsa credenza che galateo voglia dire essere formali. Quindi io non è che quando dico, cioè, non, per esempio, salutiamo, eccetera, non è che vuol dire che io vedo il mio vicino di casa, buongiorno messere. Io mi piacerebbe. Anche a me, io tornerei al voi anche volentieri. Sarebbe comunque. Ah no, ma certo, quello anch'io assolutamente. Ecco. Oppure esatto, questo è un tema interessantissimo, il fatto per esempio del lei o del chiamare signora. A me capita di dare, appunto, di dire signora, ma poi non lo so, mi rivolgo a qualche donna, sì, chiamandola signora, e la risposta è ma io non sono vecchia. Sono una di quelle, lo ammetto. Ne ho qua una di fianco, ne ho qua una di fianco. Non è una questione di età, è vero. È una questione di rispetto, di formalità. Lei, sì, a meno vero, che uno non sia proprio ragazzino, certo, cioè minorenne, diciamo, anche dare del lei è semplicemente una forma di rispetto, non ha nulla a che vedere con l'età. Sì. E questo è uno dei miti che io mi sono proposta di sfatare quando ho iniziato a fare questo lavoro, ovvero facciamo passare di moda questa idea che il galateo è una roba vecchia che serve solo se vai veramente a prendere il tè con la regina Elisabetta, e che nella vita quotidiana non serve. Non è così, sì, galateo non vuol dire essere ingessati, rigidi. Certo, la formalità in certi contesti, secondo me, ci vuole, ma in tanti contesti io posso essere perfettamente educata e dire bella zia, sono con i miei adoro amici, e il nostro chiaro. Codice di linguaggio è quello, va benissimo. Va benissimo, sì. Allora Elisa, dandogli del lei, devo un attimo interromperla ancora per un po' di musica e poi andiamo avanti ancora con, appunto, Elisa Motterla è collegata con noi e con Silvia Gatti. Non qui ti con ricordi noi. Oggi? No, volevo darti del voi, ma non potevo. Cioè, Non riuscivo a metterlo nella frase. Andiamo avanti con la musica, piccola pausa pubblicitaria, e poi torniamo ancora qui a parlare di Bonton e galateo. E adesso è Ivan Graziani con Agnese. The Beatles con Drive My Car. Insomma, loro non erano proprio famosi per il loro bontone ed educazione, ma nonostante questo furono insigniti comunque il titolo di baronetto. Sì, sì. Noi che non possiamo aspirare a fare la grande musica dei Beatles, se vogliamo, dobbiamo invece imparare il bonton e il galateo. Una minima, forse. E per fortuna al telefono con noi c'è Elisa Motterla, etiquette trainer certificata, ancora grazie. E mi piace ripetere il suo titolo, perché non stiamo parlando a caso di buone maniere. Elisa, come si arriva ad essere etiquette trainer certificate? Beh, diciamo che c'è dietro un percorso di studi, sì, ma mi viene da dire anche di vita, nel senso che io per tanti anni, io mi sono laureata in storia dell'arte, mm-hmm, e con una specializzazione in iconografia, quindi quello che mi ha sempre appassionato sono proprio i linguaggi, e infatti la mia laurea riguarda proprio i messaggi nascosti nei quadri, mettiamola così. Dopodiché in realtà per tantissimi anni ho lavorato nel mondo del lusso ed è stato lì, ho lavorato per i più grandi gruppi mondiali di questo settore, ed è stato proprio lì che mi sono proprio resa conto che in realtà oggi il lusso non è più un oggetto, ma mm-hmm, è più un modo di fare, un sapersi comportare, mm-hmm, perché come diceva anche prima Fabio, spesso no, quelli che sono meglio vestiti poi sono i peggio, tra virgolette, da un punto di vista di maniere. E quindi io in realtà avevo un ottimo lavoro nel mondo del lusso, facevo la manager e stavo anche bene, però avevo comunque desiderio di fare qualcosa di mio e ho fatto un piano. E quindi sono andata a Londra, sì, dove mi sono specializzata in business etiquette, proprio perché il mio obiettivo era lavorare soprattutto con le aziende. E dopodiché negli anni successivi ho preso un diploma di maggiordomo, perché mi affascinava anche molto la dimensione, diciamo, più domestica, sì, delle buone maniere, tutti quelli che sono i lavori di servizio, quindi tutto quello che poi si può servire per fare training anche nel settore dell'hospitality. E infine ho passato varie estati della mia vita in Svizzera, dove in realtà esistono queste finishing school, che erano un po' i collegi delle signorine bene di una volta,
che insegnavano tutte, così, tutte quelle piccole cose che servono per muoversi in società. E quindi ho preso un diploma anche lì, nell'ultima finishing school che esiste ancora, che è ancora attiva, perché poi, ahimè, forse sono un po' anacronistiche, fatto sta che un po' alla volta hanno chiuso tutte quante. La finishing school a Montreux, dicevamo, giusto? È l'unica rimasta sì, al mondo? Questa è l'unica rimasta. Ce n'erano tante, erano tutte concentrate nell'area di Losanna, perché comunque è la Svizzera francofona, quindi sappiamo che il francese è sempre stato considerato, insomma, oltre che la lingua della diplomazia, ma anche la lingua dei circoli sociali più elevati, quindi c'era un po' questo vantaggio. Si dice bon ton in francese, infatti, nel senso, etichette scritto alla francese, quindi insomma. È quello. Comunque, meno male che a Montreux, perché Silvia Gatti voleva dire Montreux con quella bellissima R, infatti. Montreux. Cioè, se era Losanna non l'avrebbe neanche citata. No, infatti. Immaginavo. Queste scuole sono... questa scuola è frequentata da chi, Elisa? Chi sono, infatti? Chi va a queste scuole? Ma, ovviamente, il pubblico è molto cambiato nel corso degli anni. Questa scuola esiste dagli anni 50, e mentre una volta magari erano le ragazze delle famiglie bene... dell'alta, per esempio anche Lady Diana, quando si è iniziato a frequentare Carlo, è stata spedita immediatamente dal padre al Chateaubriand a un'altra finishing school che adesso ha chiuso, proprio perché come dire, aveva bisogno di raffinarsi in vista del matrimonio reale. Oggi invece chi frequenta queste scuole sono donne che vengono da tutto il mondo, con una decisa prevalenza da paesi extraeuropei, quindi per esempio la Cina, per esempio l'India. Elisa? Abbiamo perso Elisa. Abbiamo perso il collegamento con Elisa? Abbiamo perso il collegamento con Elisa. Allora pronto? Adesso mandiamo una canzone e riprendiamo subito. Di riprenderlo immediatamente. A bientôt, a fra poco, a presto. Meghan Trainor con Mother alle 8.41 qui su Crystal Radio. Good morning Milano, 331-7853-555 il nostro numero di WhatsApp, a cui è arrivato un WhatsApp di Nello che dice: come dice Montreux la Gatti non lo dice nessuno. Nello, grazie, poi ne parliamo. Abbiamo ripreso il collegamento con Elisa Motterle, ticket trainer certificata, che ci ha fatto l'onore di essere qui con noi telefonicamente questa mattina. Elisa, riprendiamo il discorso da dove l'avevamo lasciato. Parlavamo di queste scuole che sono concentrate soprattutto nella Svizzera francese, che negli anni hanno sicuramente perso di popolarità. Non ci sono più le signorine per bene che dagli anni 50 venivano spedite direttamente, ma anche persone un po' più, vogliamo dire, comuni, anche extraeuropee. Assolutamente. Sì, cioè oggi diciamo che la grandissima maggioranza delle studentesse sono poi persone che hanno magari già fatto carriera e che si trovano magari appunto a lavorare in grosse realtà con ruoli di responsabilità dove, come dire, nei quali è richiesto anche di avere appunto una certa padronanza di, per esempio, banalmente le maniere della tavola, perché se io lavoro a certi livelli è normale che io vada a pranzo con i clienti, con gli azionisti, quindi ci sono tante persone che hanno proprio una carriera professionale molto importante alle spalle, ruoli dirigenziali, e che vogliono aggiungere alle loro indubbie ovviamente capacità professionali anche così un po' di savoir-faire. E appunto finishing è, secondo me, una parola molto bella, perché in italiano non è così bella, viene descritta come rifinitura, ma come dire, è proprio il dare una lucidata, è un rifinire. Sì, è proprio rende molto. I puntini sulle i. Sì, rende molto. Beh, migliora anche le capacità relazionali e sociali poi di queste persone, comunque, cioè, riescono in qualsiasi contesto a trovare il modo giusto di essere inserite in quel contesto. Capire poi quale bicchiere usare dei tre o quale posata usare fra le sette, ad esempio. Ad esempio. Assolutamente, ma credo che ciò che diceva Fabio sia il vero cuore, perché poi insomma, le posate, i bicchieri, possiamo impararlo tutti, sono dei tecnicismi, e poi insomma quante volte nella vita ci capiterà mai di trovarci, cioè il mondo in generale sta diventando sempre più casual e quindi mi è capitato recentemente di mangiare in un ristorante stellato e non c'era la tovaglia, per dire. Oh my god, questo trend sta arrivando, eh sì.
Dopodiché è interessante anche, Elisa, interessante anche il fatto che se ha fatto quel tipo di scuola di finitura, no, molto meno in contesti formali in cui molti altri invece non l'hanno fatta. Tu risulti anche insomma di un certo livello oltretutto, cioè fai vedere veramente, cioè, io mi immagino, cioè, io lo consiglio a questo punto, se sei veramente un imprenditore, una dirigente d'azienda, cioè se devi fare relazioni con altri che magari insomma non hanno fatto quel tipo di percorso, ancora meglio secondo me, cioè, se tu lo fai. Sì, ti distingui. Sì, diciamo che ti distingui. Penso che il grande vantaggio del fare queste scuole è che poi ti consentono di sentirti a tuo agio in qualunque situazione. Quando siamo a nostro agio possiamo dare il meglio di noi, perché sì, se io vado, non lo so, a una cena di lavoro e passo metà della mia memoria mentale impegnata perché oddio che forchetta uso, oddio adesso cosa devo fare, devo prima prendere il tovagliolo, cioè è ovvio che questa è una distrazione che non mi consente di essere al 100% concentrato sul mio lavoro, ecco. Bisogna appunto anche specificare quindi cosa non è il galateo, cioè non deve essere visto come qualcosa di ingessato che mette magari in imbarazzo anche commensali, perché bisogna anche modificarsi a seconda del contesto dove ci si trova. Vi faccio un esempio, sono uscita con un ragazzo tempo fa, non me lo ricordo più. Senta Elisa, adesso la faccio venir meno. Questo ragazzo ha assaggiato il vino che ci è stato portato a tavola. Sì. Ha cominciato ad elencare le sue sapienti, diciamo così, le nozioni, ecco, e la cameriera era imbarazzata, io ero imbarazzata, perché ci sentivamo praticamente ad un corso di sommelier, era del tutto fuori. Elisa, sa cosa ha fatto questo ragazzo? Ha assaggiato il vino e ha fatto una mossa che poi ho scoperto che in realtà si fa proprio nei contesti dove si assaggia, non a cena. Ha fatto, Elisa, scusi, le chiedo scusa, ha fatto come Hannibal Lecter prima di mangiare il piatto di fave con un buon Chianti e il fegato. Io ero scioccata, penso di essere caduta dalla sedia. Lui voleva fare quello chic, il degustatore di vini. Non era quello il contesto. Ma guardi, poi me la sono bevuta tutta la bottiglia, Elisa, perché da sola. Così poi mi sono ripresa. Credo, per dimenticare. Elisa, cioè, e soprattutto quando ho finito la bottiglia non l'ho messa a testa in giù nel cestello. Questo non si fa, vero Elisa? Ecco. Verissimo. Ecco. Però ecco, questo è proprio un ottimo esempio di che cosa non è il galateo. Cioè il galateo, proprio dovendolo dire in due parole, è mettere gli altri a proprio agio, punto. Che bello, proprio il contrario. In seconda battuta è anche sentirci noi a nostro agio, se possibile. Assolutamente. E se si sbaglia, si può chiedere scusa. Non siamo tutti perfetti. Certo, cioè, ma poi, non... Allora, io lo dico sempre, non salviamo vite umane, a me piace dire il galateo salverà il mondo, poi aggiungo anche, se per caso non lo salverà, almeno lo renderà un po' più bello, brava, un po' più piacevole. Che bello, sì. Però sì, ecco, non stiamo operando a cuore aperto, se uno sbaglia chiede scusa e non muore nessuno, ecco. Però questo uso della propria sapienza per mettere a disagio gli altri è veramente l'opposto di quello che è il galateo. Una massima stoica che però a me piace tanto applicare nel galateo è severi con noi stessi, tolleranti con gli altri. Sono d'accordo, bravissima. Elisa, lei ha scritto anche, l'ultimo libro è Bon Ton Pop in situazioni lavorative, ce ne vuole parlare? Sì, ho dedicato questo libro alla business etiquette proprio perché nel mondo del lavoro, secondo me, il galateo è ancora più necessario, perché se nella vita privata io mi scelgo come passare il mio tempo, bene o male, i miei amici li scelgo per affinità, quindi a me piace andare a fare le grigliate in pantaloncini e canottiera, troverò altri amici a cui piace fare le grigliate in pantaloncini e canottiera. Invece mi piace andare alle feste da ballo con l'uomo, con il frac, e troverò gente a cui piace quella roba lì. Elisa, in quale dei due contesti la troviamo più facilmente? Lei invece la troviamo più facilmente? Elisa, in quale contesto dei due la troviamo facilmente? Tutte e due, secondo me. Tutti lo sapevo. Okay. Io adoro le feste in costume, vado ai balli al Carnevale di Venezia, però la domenica mi trovate, io ho due bambini, ho due cani, quindi grigliata, mi trovate sicuramente più di frequente a fare le grigliate. Che bello, che bello. Quindi ha voluto comunque concentrare. Ecco, ho pensato di dedicare un libro al lavoro perché sul lavoro ci troviamo spesso ad avere a che fare con persone che nella vita
così privata non sceglieremmo mai certo. di frequentare, no. quindi diventa ancora più importante darsi una base comune di appunto di buone maniere per interagire in maniera proficua, mm-hmm. anche perché sei tutti lì non per piacere personale, insomma, ma per lavorare, magari certo. anche un pochino di sì, sì, ma proprio per lavorare. E poi ho pensato che in realtà ci sono un sacco di regole non scritte che in verità adesso ho scritto proprio perché qualcuno doveva farlo. Ti insegna, no, perché anch'io stessa che ho lavorato sì? tanti anni in grandi aziende, l'ho imparate a lacrime e sangue, cioè nessuno ti spiega come si scrive un'email, però poi ti cazzano se non la scrivi bene. Quanta verità, mamma. Posso fare una domanda fuori contesto, cioè proprio per le mail? Sabio, no, per le mail. Quel spero che questo messaggio ti trovi bene, lo possiamo dire che non serve a niente oppure serve? No, perché io non lo sopporto, ma è Elisa. Un po', perché è forzato. È un po' come il come stai per strada, no? Quando incontri una conoscenza e ti dice ciao, come stai? Allora non ti stanno chiedendo veramente come stai. È un convenevole, è una formula, cioè è come il pronto al telefono, sì. cioè, è una formula fissa per dirti guarda, è una cortesia, metto una specie di cuscinetto tra virgolette tra il mio saluto e quello che ti voglio dire veramente. Secondo me un po' anche lì dipende, ti sto mandando la 14ª mail della giornata, non è che ti scrivo spero che la mail ti trovi bene. Basta. Invece non ti sento da 2 mesi, ma magari te lo dico, non occorre usare una formula fissa, si può anche dire spero che tu stia bene, come stai, tutto bene, però è proprio un modo per avere un mini cuscinetto, ecco, e non buttarsi a pesce sull'argomento oggetto della mail. Quindi bon ton pop al lavoro, giusto? Questo è il titolo, 80 consigli di business etiquette, giusto? Lo troviamo praticamente ovunque, da quanto vedo. Cioè. Sì, in libreria, online, sì, è uscito da poco, quindi insomma è già nelle librerie. Ecco. Perfetto. Dove la possiamo seguire per aggraziarci un po' di più? Lei ha il profilo Instagram, abbiamo detto, il canale YouTube e anche LinkedIn. Sì, quindi... Silvia, va che lei fa dei come lo fa miracoli, cioè non è che può aggraziarci più di tanto. Ma va. Guarda Fabio, appena andiamo fuori onda. ecco. Elisa, quindi la possiamo seguire comodamente e leggeremo il suo libro perché ce n'è tanto di bisogno, vero sì, Fabio? Sì, sì, sì. Un ultimo consiglio, quando abbiamo ospiti che non si levano dalle scatoline in casa, che si fa? Io li caccio. No, Fabio, dai, ho capito, su. A un certo punto. Che si fa, Elisa? Allora, dipende anche lì da qual è il grado di confidenza, cioè se è mia sorella, se è la mia migliore amica, io glielo posso anche dire. Si è fatta ragazzi, una certa, ecco. Scusatemi, sono distrutta, io devo andare a dormire, andiamo tutti. Via. Però c'è da dire che attenzione, cioè l'ospitalità è comunque una cosa che dai tempi della Bibbia è proprio circondata da un alone sacro, quindi sì. quello di invitare gli ospiti ad andarsene rimane tutt'oggi un forte tabù, soprattutto con persone che non conosciamo. Sì. Immaginiamo il famoso capo che magari abbiamo invitato a cena e che si piazza lì sul divano Mamma e non accenna mia. Volersene andare. Io poi adoro i divani, quindi mi piazzo. Ecco. No, esatto. Allora, un modo per... Cioè, ci sono un po' di strategie che si possono provare, ovviamente nessuna ha la garanzia di successo 100%, ma la prima è quella di... allora, è evidentemente escluso iniziare a mettere i piatti in lavastoviglie, però magari iniziare ad abbassare un po' le luci oppure a rialzarle. Tirare giù le tapparelle? Ma non è Fabio, un buon... ti prego, esci di qui. No. Quello è un po'... Troppo. È, un po un è creepy. Un po' ok, no. Simulare un malore non può... Fabio, quello diciamo che funziona, però poi no, non va bene. Compromette un po'. Scusi, sì, Elisa, mi scusi, Elisa, guardi, chiedo scusa io per Fabio. Ci mancherebbe. Quindi devo iniziare un bel po' prima. Se voglio cacciarli di casa, essendo cioè è un Fabio, lento ma non ci viene più nessuno logorio. Da te, ok? Magari, ecco, sempre ecco. piena quella casa invece. E vedevo invece in un video su Instagram di Elisa, offrire la tisana, una cosa carina, giusto?
Sì, allora ovviamente il rischio è che dall'altra parte non si comprenda e Ecco. quindi sì, fammi la tisana, Fammi la tisana, va. un'altra ora per infatti. farla Ecco, ma è raffreddare. una Ecco. gioia Io però. pensate che ho un amico che si porta la tisana da casa, non sto scherzando. Francesco De Molfetta si porta la tisana da casa quando Lo viene a casa mia. salutiamo a questo punto, Sì, visto che hai fatto vabbè. nomi e cognomi. Sì, Sei sì, sì, sì. maleducato comunque, te lo posso dire No, no, oggi. ma Però lui. ecco, diciamo anche che Sì. l'educazione è un po' come il valzer, funziona meglio se tutti e due fanno i passi, non so No, come vabbè, dire. io voglio una Quindi maglietta con questa frase, Elisa, l'educazione adesso. come il valzer. Troppo, No, veramente. nel senso che allora, sia l'ospite che il padrone di casa hanno tutti e due degli obblighi, cioè degli Giusto. obblighi, dei doveri, Sì. diciamo, e anche l'ospite, cioè l'ospite deve sostanzialmente dire subito quando riceve un invito, dire subito se viene oppure no, non Sì. arrivare a mani vuote, ma la caratteristica principale dell'ospite bravo è l'ospite che sa quando Che andarsene, perché non c'è capisce, niente di ecco, peggio che dell'ospite s'accolla, accozzato. accozzato bene. Allora, in questo momento io sto abbassando le tapparelle, abbassando le luci Smettila, perché siamo a fine dai, non trasmissione te le per porto più le quello. persone con E no, di un certo quindi io sto livello. diventando l'ospite No, che Elisa, porta guardi, l'acquario qua, forse. sono qua con un orso lavatore, un orsetto lavatore. Mi vogliono bene anche per questo, mi Vabbè. vogliono bene così, Elisa, ne la ringraziamo approfitto. molto. Ricordiamo il suo account Instagram, il canale YouTube, Elisa Motter, etichette trainer certificata su Good Morning Milano, Milano Grazie. News. Grazie mille, Elisa. Buona Grazie. giornata. A Grazie tantissime, biento. grazie, buona Grazie mille, mi ha giornata. aperto un mondo. Non sto scherzando, adesso voglio andarmi a Davvero? prendere tutti i libri e leggere tutto perché ho capito che faccio un pochino di errori nella Schifo? mia vita. Ah no, Sì, e quindi ok. voglio correggerli, ma soprattutto per essere quella cosa lì, no? Di essere sempre nel momento giusto, al posto giusto e Non ce la trovarsi. farai mai, Fabio, No, lo sai, vero? mi ci Ok, impegno, mi ci illuso. impegno, mi ci impegno. Grazie, buona giornata, Elisa. Grazie mille. Buona giornata a voi, Arrivederci, grazie. grazie.